Onana, ragazzi, oramai è ad un passo dal Manchester United. All'Inter entrano circa 50-55 milioni di euro. Diciamo l'Inter ne voleva incassare 60, però diciamo che tutto sommato ci può anche andare bene. Adesso però bisogna andare a vedere, a capire come l'Inter spenderà questi soldi. Li spenderà tutti per un portiere, li spenderà per un portiere e per altre parti del campo. Ne parliamo adesso. Ovviamente però prima di partire col video lasciate un bel like e soprattutto se ancora non siete iscritti iscrivetevi e attivate la campanellina così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei contenuti. Allora, il primo nome per la porta è quello di Trubin. Lo Shakhtar Donetsk chiede 10-12 milioni, si potrebbe chiudere, si dice che addirittura già l'Inter abbia tutto fatto per appunto portare Trubin a Milano dopo che Onana partirà. Il secondo nome per la porta, perché l'Inter ha bisogno anche di un secondo portiere, perché secondo molti Andanovic non rinnoverà, è quello di Sommer. Ci sono due problemi. Si sono fatti anche altri nomi, Trapp, Navas, per esempio. Tutti i giocatori da prendere a zero. Sommer, tu non lo andresti a prendere a zero, dovresti andare a pagare circa 8 milioni di euro. E questo è un problema. Il secondo problema qual è? Sommer, secondo voi, per la caratura del portiere che è, accetterebbe di venire a fare il secondo a Trubin? Non lo so, non lo so. Quindi secondo me ci sono due problemi per la trattativa, ovvero i soldi, perché non lo prendi a zero, e quindi andrà a pagare 8 milioni un portiere che va a fare il secondo, e poi bisogna vedere se Sommer accetta di fare il secondo. Quindi secondo me ci sono due problemi. Poi ovviamente non penso che i soldi poi finiscano qua, perché appunto se ne ricavi 50-55 milioni, ne spendi 12 per Trubin e poi prendi uno a parametro zero per fare il secondo, o spendi 2-3 milioni, così ti restano tipo 40 milioni di euro. Questi 40 milioni di euro dove tu li vai a rimpiazzare? Allora, ricordiamoci che intanto c'è una telenovela Lukaku che ancora non è finita. Lukaku che vuole tornare a tutti i costi all'Inter, il Chelsea che a quanto pare pure si è stancato e vuole mandarlo via. Si dice che l'Inter abbia fatto una prima offerta al Chelsea con un prestito oneroso tipo a 5 milioni, una cosa del genere, e per poi pagarlo il prossimo anno, quindi è un obbligo di riscatto per il prossimo anno nel caso in cui l'Inter dovesse qualificarsi alla Champions League, circa 25-30 milioni. Da come si è detto, da come si legge, il Chelsea ha detto di no. Quindi già questo sarebbe un problema. Secondo me Lukaku in qualche modo, ragazzi, si chiuderà perché, ripeto, la volontà del giocatore è chiara, vuole andarsene. E il Chelsea, a quanto pare, ragazzi, si è stancato e vuole mandarlo via. Ovviamente, però, non solo queste parti del campo bisogna migliorare. Ricordiamoci che sulla fascia sinistra c'è un Gosens dove l'Union Berlino era interessato ad acquistarlo, poi alla fine non si è più fatto nulla, però potrebbe partire. Sulla destra hai perso Belanova che è andato al Torino, quindi hai bisogno di un altro esterno destro. Io vorrei addirittura un titolare al posto di Dumfries, e Dumfries che fa il secondo, ma capisco che per andare a prendere un esterno che fa il titolare devi andare a spendere 30 e passa milioni, e capisco che magari per adesso non è il caso. Poi a centrocampo, da un punto di vista numerico, ragazzi, numerico, ti serve un altro centrocampista, perché tu quest'anno hai acquistato Frattesi, ma hai perso Brozovic e Gagliardini. Quindi, da un punto di vista numerico, ragazzi, sto dicendo, tu hai bisogno di un altro centrocampista. Per non parlare poi della difesa, perché tu in questo momento hai perso Skriniar, ricordiamolo, e poi tra l'altro hai Bastoni, Acerbi, Devrai, Darmian e Bissek. Quindi sicuramente tu hai bisogno di un altro difensore centrale di ruolo, per chiudere il tiro di difesa e avere sei difensori in modo tale da poterli un po' interscambiare. Ricordiamoci che tra questi sei, Darmian comunque è un esterno. Quest'anno si è adattato, ha fatto molto bene, ma il suo ruolo naturale è esterno. Si è fatto il nome di Demiral, ragazzi, perché secondo me c'è bisogno di un difensore centrale di ruolo in prestito. Se dovesse andare in porto veramente a questa trattativa, io vado alla Marotta, mi inchino, perché ragazzi, sarebbe un calciomercato fenomenale, fenomenale. Bisognerà vedere, perché ancora ci sono tanti punti interrogativi, se si prenderà Lukaku. Poi, ragazzi, per il centrocampo ho dimenticato di dirvi che ci sono tre nomi in questo momento di cui si parla per l'Inter: Kamada, Pereira dell'Udinese e Samardžić anche dell'Udinese. Tra i tre io preferirei Samardžić anche da un punto di vista di età, però bisognerà vedere. Vediamo, ragazzi, perché, ripeto, in questo momento il calciomercato dell'Inter è stato molto buono. Hai preso tre ottimi giocatori, Thuram e Frattesi, fenomenali. Bissek può diventare veramente molto forte. Però, ripeto, ci sono tanti punti interrogativi, ti serve una punta. E quindi bisogna vedere la telenovela Lukaku come finirà. Detto
Devi prendere un esterno destro perché Dumfries ovviamente tutta la stagione non la può fare. Devi chiudere per un centrocampista per chiudere numericamente il centrocampo e devi andare a prendere un terzo di difesa per chiudere anche lì, da un punto di vista numerico, la difesa. Voi ragazzi però fatemi sapere qui sotto nei commenti quale secondo voi reparto l'Inter deve andare a coprire il prima possibile. Scrivetelo qui sotto nei commenti. Poi vi ricordo, come ho già detto all'inizio video, di lasciare un bel like, di iscrivervi se ancora non siete iscritti, di attivare anche la campanellina così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei contenuti. Ci vediamo con un prossimo video e sempre forza Inter, ragazzi.